L'idea di oggi è ampliare il circuito dell'aspirazione che si ferma lì, ottimizzarlo con delle curve migliori, perché per esempio qua fa una curva a 90 gradi e lì fa una curva a 90 gradi, portarlo avanti, farlo scendere dopo la parete attrezzata, per cui tutto questo rack va spostato, farlo scendere qua e mettere due bocchette, una eventualmente che mi possa attaccare alla combinata e un'altra per delle macchine future. Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi andremo a vedere come realizzare dei semplicissimi blast gate, che non sono nient'altro che questi. Servono per chiudere il flusso d'aria del circuito di aspirazione e concentrare la potenza solo dove serve. Inoltre alla fine faremo anche dei test per vedere se l'aspirazione migliora oppure no. Se siete nuovi sul canale vi do il benvenuto e vi invito a iscrivervi e attivare la campanella qua sotto per non perdervi tutti i prossimi progetti. Detto questo, prima di cominciare dobbiamo liberare tutto qua sopra per ampliare il circuito di aspirazione. Questo qua sarà il raccordo a 45 che andrà là dietro. Mi serve un collarino che si infila il tubo da 125 anche di qua. Per cui adesso andremo a scaldare questa parte in modo da deformarla e creare un aggancio. Poi col mastice apposito andremo a tappare benissimo questa giunzione. Bene, ora passiamo alla realizzazione dei blast gate. Per realizzarli, come vedete, sto utilizzando un pannellino in multistrato da 10 mm, era un pezzo di scarto che avevo qua in laboratorio, come vedete non è perfettamente piano, ma per questo progetto va più che bene. Eseguito poi il primo taglio, passo direttamente alla troncatrice per dei tagli in serie. Questi saranno i quattro pezzi che compongono i due blast gate. Poi, sempre alla troncatrice, come vedete, utilizzo un pezzo di legno come stop di profondità e mi ricavo le quattro parti che mi servono per collegarmi al circuito di aspirazione. Utilizzo semplicemente una falsa squadra per centrare il tubo nel pezzo di legno e segnare la circonferenza interna.
Dopodiché, con un seghetto alternativo, ritaglio stando leggermente distante dai bordi e fisso il raccordo temporaneamente con della colla ciano acrilica. La ciano acrilica potrebbe anche bastare come guarnizione, ma consiglio di mettere del silicone. In questo caso la utilizzo solamente per un fissaggio temporaneo, per permettermi di fare, come state vedendo ora, una fresata al brancofresa e rimuovere perfettamente tutto l'eccesso, in modo da ricavarmi il foro esatto senza utilizzare nessuna fresa tazza. Questo è un piccolo trucchetto che ho visto utilizzare in un video di Jay Bates, un maker americano. Ovviamente vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Ora utilizzo semplicemente della colla e dei groppini per fissare le pareti interne, sia quelle laterali che quelle posteriori. Successivamente passo alla combinata per rifinire i bordi e tagliare via gli eccessi. Per unire le due parti poi è sufficiente fare dei prefori e utilizzare delle viti. Come ultima cosa invece utilizzo la levigatrice a nastro per levigare bene tutti i bordi e portarli in piano. A questo punto cerco solamente di fare degli accorgiamenti pratici ed estetici, quindi utilizzo uno scarto di tubo per creare una circonferenza, poi passo alla sega nastro per togliere la maggior parte degli eccessi. So che non bisognerebbe usare la sega nastro per metalli per questo utilizzo, ma ho solamente questa e me la faccio andare bene. Passo poi alla levigatrice a nastro per rifinire bene il tutto. Come maniglia invece decido semplicemente di fare un foro da 35 mm e poi raggiarlo velocemente al brancofresa. Qua arriviamo ad un punto cruciale di questo progetto. Ho preso ispirazione da un video di Marius Hornberger, un altro maker che lavora principalmente il legno. Vedete, adesso sto prendendo un paio di groppini. Questi a cosa serviranno? Infilati all'interno dei fori appena fatti, serviranno da stop per il pezzo in modo che non mi rimanga in mano. Questa era un'altra piccola modifica che ho visto e mi sembrava bello inserirla anche nel mio progetto. Come ultima cosa invece basta tagliare gli eccessi dei groppini e voilà, il pezzo è pronto e siamo pronti per l'installazione. Ora, per collegare questo qua che ha un diametro di 125 con un altro tubo 125, come mi avete visto fare prima, ho ritagliato questo qua che è il collarino per agganciare più largo. Adesso però vi chiederete, ma perché Mario, visto che l'hai stampato, non l'hai già fatto questo più grande? Perché non ci ho pensato. Quindi... ora... Bene, arrivati a questo punto, passiamo il test. Farò una piallatura a spessore di un travetto in abete, prima utilizzando l'aspirazione vecchia e poi quella nuova con l'upgrade.
vediamo quale lascia meno residui. Dunque questa è la quantità di residui che ha lasciato l'aspirazione vecchia. Ho fatto la piallata prima un lato e poi l'altro, semplicemente. Questa è la quantità di truccioli rimasti con la seconda aspirazione. Ovviamente non è ottimale, ma ci sono da fare alcune considerazioni sull'idea principale di questo progetto. Prima di tutto, l'idea di questo progetto non era sistemare perfettamente l'aspirazione, perché sennò lì bisognerebbe fare calcoli su calcoli su calcoli e decisamente spendere tanti soldi per rendere la propria aspirazione eccezionale. Il mio obiettivo invece era riuscire ad avere un'aspirazione più pratica per la combinata da attaccare all'aspiratore più grande nel caso in cui dovessi fare delle operazioni di piallatura veramente importanti. Un'altra cosa da valutare sicuramente sono le perdite nel circuito, che ora ve le spiego. Sicuramente una importante è dovuta da questo tubo lunghissimo. Sostanzialmente cosa succede? L'aria quando passa in questo tubo corrugato trova attrito e ovviamente la potenza aspirante cala a ogni metro. Seconda cosa, ogni curva e ogni giunzione fa perdere un po' di potenza aspirante. Ovviamente io ho cercato di diminuire queste perdite utilizzando curve a 45 gradi da ogni parte e ne ho solamente due, una qua che scende e una là in fondo e ovviamente qua all'inizio dove fa un altro 45 gradi. Benissimo, e per poter dire che anche questo progetto è concluso, spuntiamolo dalla lista, così il nostro cervello produce serotonina e noi ci sentiamo molto più appagati. Ok, prima di salutarci volevo fare le mie due ultime considerazioni su quest'ultimo progetto. Non era di certo la mia intenzione creare il sistema di aspirazione ideale e perfetto, ma era soltanto ottimizzare le operazioni, principalmente durante la piallatura. Questo ha portato ad un incremento del potere aspirante di poco, non di troppo, ma volendo più avanti si può ottimizzare ancora di più. Per il momento però sono soddisfatto di aver organizzato ancora meglio. Per quanto riguarda i Blast Gate invece, sono un progetto semplice che non ha troppa innovazione. Più o meno si vede qualcuno che li fa in maniera diversa nel design, però il principio è sempre quello, c'è chi li fa automatizzati, chi no. Per il mio caso andava benissimo, il più semplice possibile e che siano funzionali soprattutto, per cui i video che ho menzionato durante i video li trovate anche qua sotto in descrizione insieme ad altri video che spiegano sia come dimensionare che dove e come mettere le curve nel vostro circuito di aspirazione. Detto questo, fatemi sapere se questo progetto voi l'avreste fatto in modo differente. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like. Io vi invito sempre a iscrivervi e attivare la campanellina se siete nuovi sui canali. Io vi ringrazio e vi saluto sempre tutti e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video. Non mi ricordo più qual era il discorso che volevo fare.